La serata di MMA inizia subito bene con l'Andrade che riesce a mettere KO la sua avversaria nel primo round sullo scadere e sinceramente è stata una prestazione dominante, cioè l'ho vista molto molto determinata a prendere questa vittoria, quindi complimenti alla Jessicona. Primo round abbastanza palloso tra Jairzinho e Blaze perché entrambi si sono un po' testati, hanno capito che hanno le mani pesanti e adesso si rispettano molto di più. Blaze ha portato a terra Jairzinho ma non è riuscito a ingranare con un ground and pound violento, quindi fondamentalmente forse il round va a Blaze, però insomma niente di che. Secondo round Jairzinho riesce a mettere una ginocchiata volante ai danni di Blaze che comunque incassa abbastanza bene e a sua volta riesce a portare a terra Jairzinho con un takedown. Non c'è stata una fase di ground and pound preponderante anche qui, quindi bene o male sarà sollevata abbastanza alla pari. Secondo me però la ginocchiata gli vale il round a Jairzinho. Primo round del ritorno di Nick Diaz, il quale parte parecchio arrugginito, subisce un bel po' di colpi all'inizio ma piano piano inizia a riprendere confidenza, si trova a suo agio a scambiare, si è visto bellissimo quando si è messo in guardia e ha aspettato i colpi di Robbie Lawler per poi rispondere. Insomma, molto piacevole da vedere. Tuttavia ha perso parecchia forza nei pugni e questo magari potrebbe avvantaggiare Lawler. Forse nel primo round Lawler ne esce vincitore. Ora vediamo nel secondo se sarà una prestazione in crescendo del campione di Stockton. Secondo round, ancora i due continuano a scambiare in piedi dalla corta distanza. C'è da dire che Diaz ha messo un sacco di colpi in più e probabilmente ha vinto questo round, ma sembra quasi che stiano giochicchiando. Cioè Robbie Lawler mi sembra non che si stia contenendo, però ho questa sensazione qui, cioè non mi sembra che fanno abbastanza sul serio, potrebbero cambiare livello, sembra quasi che si trovino a loro agio a dare questo match al pubblico e che si stiano divertendo entrambi. E infatti raga, terzo round, Robbie Lawler parte incazzatissimo con uno sguardo diverso, Nick Diaz lo capisce e dà il massimo nei primi secondi per cercare di intimorirlo. Non basta, Robbie Lawler lo riesce a portare a terra con una combinazione, gli dà un montante mentre Nick tentava di rialzarsi e Nick Diaz sostanzialmente si arrende perché Robbie Lawler si allontana e dice rialzati, lui rimane lì e sceglie di non combattere più. Detto ciò raga, dispiace perché comunque tutti speravamo in una vittoria di Nick Diaz, però gli anni si fanno sentire e ora non so se tornerà di nuovo sull'ottagono. Comunque a noi ci ha fatto piacere rivederlo un'altra volta in diretta. E adesso andiamo a vedere i titoloni. Primo round titolato dove la Murphy è tesissima ragazzi, ve lo giuro, mi ha messo ansia pure a me. E la Shevchenko invece ad ogni incursione è riuscita a portare a casa punteggio, è riuscita a demolire pian piano l'avversaria, quindi si sta portando parecchio avanti. Secondo round ancora a favore della campionessa che si impone con un gioco a terra molto pressante. Tuttavia la Murphy c'è da dire che è riuscita a difendersi molto bene e a non subire troppo. Valentina Shevchenko difende il titolo con un cinismo impressionante, veramente appena riesce a scuotere l'avversaria e a farla vacillare parte una combinazione di colpi velocissima, ferocissima, che la porta a terra e poi finisce il lavoro in ground and pound. Tanta roba, anche se un po' ci se l'aspettava, perché ormai siamo a suoi fatti da Bullet Valentine. Primo round, i due si studiano un po' anche se non disdegnano di tirare colpi. Ortega sta facendo valere il suo maggior allungo, Volkanovski però fa vedere che non è intimorito da questo. E per adesso però è difficile capire chi potrà prevalere, quindi un round forse per Volkanovski, ma siamo lì. Secondo round i due iniziano a scambiare pesanti, infatti si coprono di sangue entrambi e secondo me a vantaggio Volkanovski, che è riuscito comunque a tagliare meglio le distanze e a colpire anche con i leg kick, quindi secondo round a mani basse di Volkanovski. Terzo round, Brian Ortega va vicinissimo a vincere perché riesce a atterrare il campione, lo chiude in una ghigliottina, dopodiché riesce a liberarsi Volkanovski, lo richiude in un altro triangolo, ma Volkanovski riesce comunque a uscire da quella situazione e a imporre il suo ground and pound fino alla fine del round, quindi entrambi stavano per vincere. Secondo me per il fatto che comunque ci sono stati due tentativi da parte di Ortega, io direi
direi che il round è suo, quindi siamo 2-1 per Volkanovski. Quarto round totalmente a favore di Volkanovski, che continua nel suo massacro, e Ortega sembra veramente sfinito. Vediamo se nel quinto riuscirà a trovare il guizzo, ma io penso che se si va di questo passo sarà una vittoria per Volkanovski, o per KO o per decisione unanime. Quinto round, Ortega dà il massimo, riesce anche a far vacillare Volkanovski, ma il match è finito e fondamentalmente è una vittoria unanime per Volkanovski, che difende il titolo e che si dimostra ancora l'uomo da abbattere. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo super evento, è stato bellissimo dall'inizio alla fine. Noi ci rivediamo fra breve, ne approfitto per ringraziare tutti i nostri sostenitori Patreon e PayPal, e se volete sostenere anche voi questo progetto lo potete fare con il link che trovate in descrizione. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never said.